Facciamo insieme gli esercizi che erano da fare per casa. Il primo diceva così: datevi insieme A, formato dagli elementi a cui diamo il nome X, tali che X appartiene ai numeri relativi, Z non vuol dire zero ma vuol dire numeri relativi, interi col segno, 0, 1, meno 1, 2, meno 2, eccetera. E tali che questo x sulla doppia barra significa valore assoluto, cioè il valore di x tolto il segno è sempre più, appartiene ai numeri vista per numeri dispari, quindi quelli che hanno questa caratteristica sono l'1, il meno 1, 3, meno 3, 5, meno 5, eccetera, e i valori assoluti sono più piccoli di 3, quindi non vanno oltre l'1, quindi 1 e meno 1, perché siano relativi, interi con segno, il valore assoluto dispari e più piccoli di 3, c'è solo l'1 e il meno 1. Ok? Quindi di fatto A è meno 1. Poi diceva B, non so se ci sta qua sotto, è formato dai numeri relativi che stanno tra meno 4 e 1. Questa scritta significa che è fatto dagli elementi x che appartengono ai numeri relativi con meno 4 minore uguale a x minore uguale a 1, cioè x è compreso tra meno 4 e 1 con meno 4 e 1 inclusi, qui c'è l'uguale, la barretta sotto è uguale, quindi B è formato da meno 4, meno 3, meno 2, meno 1, 0 e 1. Da meno 4 e 1 era giusto? Determina la loro differenza, le due differenze possibili, A meno B e B minore. A meno B sono gli elementi che appartengono ad A tolti quelli che sono in B. Allora in A c'è 1 e meno 1, in B ci sono entrambi, non resta. Riscrivo A, se da A tolgo il numero 1 che è in B e l'1 che è anche in B, non mi resta niente, tolgo tutti e due. Prego? Dove lo vedi 3? Qui non c'è. Sì, perché era ma il numero 1 è incluso. Dove? Ah sì? Ho letto da un'altra parte. Chiedo scusa, ho letto male. Qui c'è l'uguale, allora in A c'è anche il 3 e il meno 3. Quindi, fatemi riscrivere A. Se da A tolgo ciò che c'è in B, tolgo l'1 e il meno 1 e anche il meno 3. Ok? Perché il meno 3 è in B, rimane il 3 che in B non c'è. Ok. Altre obiezioni? E poi decide di calcolare B meno A. Prendo gli elementi di B e tolgo quello che c'è in A da B. Se lo faccio, il 4 meno 4 lo tolgo o rimane? Rimane, perché in A meno 4 non c'è. Meno 3 lo tolgo o rimane?
Lo tolgo perché c'è anche in A. Il meno 2 rimane o va via? Poi il meno 1 lo tolgo, lo 0 e il 1 se ne va, il B minore. Ciò che c'è in B escluso o eliminando ciò che c'è in A. Tutto chiaro? No. Ok, altro esercizio. Sono dati gli insiemi A formato da un numero più piccolo di 50, B che per una specifica di che insieme appartengono sul fondo sono quelli naturali, piccoli tra 20 e 60. Con 20 incluso 60 anche, e C, quindi tra 40 e 80. Ok? Quindi ci costruisci A meno B meno C e A meno B meno C. Cominciamo da questa. Qui, siccome non specifica altro, intendiamo per tutti i numeri naturali, che sono sicuro avete già visto e che rivedremo più avanti. Ora in A sono tutti naturali prima di 50, con 50 escluso, perché qui c'è minore, non minore uguale, 0, 1, 2, 3, fino a 49. In B c'è 20, 21, 22, 23, 24, 25, fino a 60. In C c'è 40, 41, fino a 80 incluso. Ok? Cominciamo con B meno C, visto che è dentro la parentesi. Sono gli elementi di B, cioè i numeri tra 20 e 60, tolti quelli tra 40 e 80. Cosa mi rimane? 20 c'è qua dentro. 20 rimane. Sì, perché non è in C. 21 rimane, 22 rimane, eccetera, eccetera. Quindi il primo che tolgo è 40. Quindi se dai numeri da 20 a 60 tolgo quelli da 40 a 80, mi rimangono quelli da 20 fino a 39. Il primo che butto via è 40. Il primo che ho preso tra 20 e 39. Con 20 e 39 inclusi. Poi da A tolgo quelli che mi sono rimasti da B tolto C. Quindi A meno B meno C significa A meno tutti i numeri naturali che vanno da 20 a 39. Ma in A cosa c'è? Tutti i numeri sotto il 49. Il primo numero che tolgo è il 20 fino al 39. Quindi mi rimangono quelli da 0 a 19. E quelli, guardatevi che arriva fino a 49,
l'ultimo numero che tolgo è 39, quindi in A di 40 rimane, quindi da 40 a 49. Pensarci, poi mi dice se è chiaro o no. Poi anche un altro, giusto? Ci facciamo così, questo lo facciamo dopo. Io mi preme completare. Quello che vuoi fare. Chiaro? No. Vediamo dopo. Abbiamo visto fino adesso quali operazioni. Unione, intersezione, differenza. E associato alla differenza c'è l'insieme complementare. C'è un'altra operazione importante che useremo in futuro, è quella di prodotto. Grazie. Non è un prodotto algebrico, non si tratta di moltiplicare un numero per un altro, attenzione, la parola prodotto può indurvi in inganno. Per prodotto cartesiano, anche se si indica con la stessa lettera, A per B, qualcuno mette la per dentro un puntino, per ricordarsi che non è un prodotto di tipo algebrico o aritmetico. Si intende che cosa? È un insieme formato da coppie indicate da elementi racchiusi da parentesi tonde. La coppia è formata da due elementi separati da una virgola o da un punto di virgola, dipende dai libri, ed è tale che la coppia è ordinata, c'è un elemento che viene prima e un elemento che viene dopo. Il primo elemento viene al primo insieme, il secondo dal secondo insieme. Se voi andate a guardare sul registro, o sull'elenco della classe, in matrica c'è scritto 1 e poi c'è un nome e un cognome, 2 e poi c'è un nome e un cognome, okay? Quella è una coppia ordinata, dove il primo elemento è un numero, in quel caso A è l'insieme dei primi 15, 16, 17, 19, nel nostro caso numeri naturali, e B è l'elenco dei vostri nomi. E l'elenco degli appartenenti alla classe è uno dei sottoinsiemi del prodotto cartesiano, perché qui sono fatte tutte le coppie possibili. Mentre nell'elenco della classe c'è al primo numero associato il primo nome nell'elenco alfabetico, al secondo numero il secondo nome e via dicendo. Ma sono coppie,
di elementi di tipo anche molto diverso, numeri e nomi. L'elenco telefonico, nome, numero. Lì l'ordine è diverso, prima viene il nome e poi viene il numero di telefono. È una coppia, è una delle possibili coppie che potete realizzare associando elementi di insiemi diversi. Faccio un esempio. Supponiamo che A sia formato da le lettere X e Y, mentre B sarà due numeri, 0 e 1. Il prodotto cartesiano A per B è formato da tutte le coppie che potete formare prendendo il primo elemento dal primo insieme e il secondo elemento dal secondo. Quindi avete x0, x1, y0 e y1. Viceversa, se considero B per A con gli stessi insiemi, le coppie sono diverse perché l'ordine è diverso. La prima coppia è il numero, è la coppia 0x, poi ho 0y, poi ho 1y e 1 insieme. Gli elementi sono diversi, che nelle coppie l'ordine conta, come nelle coordinate geografiche. Le coordinate geografiche sono una coppia di numeri. Se voi siete su un'isola deserta, chiamate i soccorsi e dite dimmi la tua posizione che vengo a salvarti, voi invertite le coordinate geografiche e non vi troveranno mai più. L'ordinamento è importante. Quindi in generale il prodotto A per B non è B per A. Prima grossa differenza col prodotto algebrico. Non è commutativo. Ok? Uno strumento utile per illustrare il risultato del prodotto è quello che si chiama il diagramma cartesiano, che anche sono certo avete già visto. O grafico cartesiano. Ripeto gli insiemi A, E, X, Y, B, 0, 1. Prendo due rette, gli assi, disposti perpendicolarmente l'uno all'altro. Uno è l'asse orizzontale, l'altro è l'asse verticale. Sull'asse orizzontale vanno riportati gli elementi del primo insieme. Quindi, X, Y. L'asse verticale, gli elementi del secondo insieme, 0 e 1. Poi considero la rete che ottengo incrociando le rette orizzontali e verticali che posso ottenere in corrispondenza degli elementi riportati sugli assi. I nodi, i punti di incrocio delle maglie di questa rete sono gli elementi del prodotto cartesiano. A questo punto corrisponde la coppia X1
questo punto qui sotto è la coppia x 0, questa è la coppia y 1 e questa è la coppia y 0. Quindi se ho due elementi, non di più, allora una maglia più fitta o più fitta. Col foglio a quadretti è più facile. Ok? Attenzione, se questo illustra A per B. Se l'insieme A contiene due elementi, l'insieme B due elementi, quante coppie formano? Quattro. Se B ne avesse tre? Tre? Sei. Il numero delle coppie, cioè il numero degli elementi di A per B, è il prodotto algebrico, stavolta, del numero degli elementi di A per il numero degli elementi di B. Ok? Domanda? Se hai insieme vuoto, come hai fatto A per B? Come faccio a costruire le coppie se qui non ho niente? È imbarazzante. 1 di 2 è 3. Ma qui non c'è 0, non c'è niente, niente. 0 non è niente, è un numero. Povero. Non si può. Non ottengo nessuna coppia. Se ho un solo insieme, mentre l'altro è vuoto, non posso prendere niente da qua. Quindi non posso creare nessuna coppia. È ovvio che è vero anche il viceversa. Anche se metto A dopo, il risultato è lo stesso. Perché da A non posso prendere nessun elemento. Tutto chiaro? Qualche volta succederà che il primo e il secondo elemento sono lo stesso insieme. Posso pensare di formare coppie utilizzando lo stesso insieme. Quindi faccio A per A. Quindi ottengo 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Tutte le coppie formabili prendendo elementi dello stesso insieme, nessun problema. Può succedere che abbia bisogno di formare coppie prendendo elementi dallo stesso insieme. E per sintetizzare potete trovare anche scritto A col 2 a potenza. Attenzione, questo non si legge A al quadrato, ma A2. Sono certo che molti di voi hanno già usato il prodotto cartesiano, anche quando erano piccolini, prima
forse elementare, forse anche prima. Tutte le volte che avete giocato a battaglia navale avete usato il prodotto cartesiano. Nella battaglia navale cosa succede? Ho un foglio rettangolo dove ho numeri e lettere. A5 individua una particolare casella che non è 5A. La coppia lettera numero individua una casella e quella è la, quello che si chiama, coordinata cartesiana di un particolare quadratino in gioco della batteria navale, dove ogni quadro, ripeto, è designato da una particolare coppia numero lettera. Quindi per colpire la nave avversaria dovete dare la coppia corretta, se no gli dicono, oppure se lei colpite dicono affondate, se lei colpite tutte e quattro, tutte e tre, tutte quelle che sono. Quello è un esempio di prodotto cartesiano. Ok? Tutto chiaro? Ultimo punto, anzi ultimi due della verità, facciamo un passetto indietro. Ma parliamo sempre con il dare. Facciamo un esempio semplice di questo insieme con due elementi soli. Quanti sottoinsiemi di A posso costruire? Con questi due elementi mi interessa B sottoinsieme eventualmente in proprio di A. Quante possibilità ho per B? Può essere solo 0 insieme solo con l'1, B è un sottoinsieme, attenzione, può essere tutto A oppure tutti su in fondo quello senza niente. L'insieme di tutti i sottoinsiemi possibili si chiama insieme delle parti di A. Si definisce insieme delle parti l'insieme formato da tutti i sottoinsiemi propri e impropri di A. Ok? Se ad esempio ho C formato da A, B, C, tre elementi, allora l'insieme delle parti di C è un insieme formato da insieme solo con A, solo B, A e B, A e C, A, B, C e senza niente. No. Manca B, C. Manca B, C, giusto? Se provate, vi rendete conto che se C ha n elementi, n è il numero naturale, l'insieme delle parti ha 2 a n elementi. Prima avevamo un insieme A con 2 elementi, l'insieme delle parti ha 2 alla 2, 4 elementi, 4 sottoinsiemi possibili. A
C contiene tre elementi, insieme delle parti, 2 alla 3, 8 sotto insieme. Se volessi fare l'insieme di tutti i sottoinsiemi che posso estrarre dalla classe, avrei 2 alla 19 possibilità. Tantissime. Ok? Chiaro? L'insegnante decide di assegnare un lavoro a gruppi. Quante possibilità per definire un gruppo all'interno della classe? 2 alla 19 possibili scelte. Certo non le farà tutte, perché sennò ci vorrebbe più diverse decine d'anni probabilmente. Ok? Questi tutti i sottoinsiemi possibili, la più ampia gamma di scelte possibili. All'interno di questa ce n'è una molto speciale. Se considerate per esempio supponete che questo rettangolo rappresenta tutti gli studenti iscritti al liceo classico o alla scuola propriamente. Quando voi vi iscrivete, o meglio, quando gli studenti si iscrivono all'anno successivo, la segreteria cosa fa? Non costruisce tutti i sottoinsiemi possibili per fare le classi, ma fa una ben precisa scelta, ha un criterio. Suddivide gli studenti in sottoinsiemi rispettando tre regole. Quindi classe 1, classe 2, classe 3, eccetera, eccetera. Ci sta per classe. Per costruire le classi si utilizzano tre criteri. Il primo nessuna deve essere vuota. Se no non esiste. Si ripartiscono studenti in classi dove c'è almeno uno studente in realtà. Il governo dice deve essercene almeno, pare 16, non mi ricordo il numero minimo. Quindi ripartisco l'insieme ambiente in sottoinsiemi di cui nessuno è vuoto. Seconda proprietà, se prendo una qualunque coppia di sottoinsiemi, C1, C2, C1, C3, C3, C5, quello che sia, non devono avere niente in comune. Tecnicamente non può essere uno studente assegnato a due classi diverse. O sei in una classe o sei in un'altra. Lei si dice che i sottoinsiemi sono a due disgiunti. Non hanno niente in comune. E ultima, non so chi sta sotto. Se unisco tutti i sottoinsiemi, ottengo l'insieme di partenza. Detto tecnicamente, detto in parole povere, non deve esserci nessun elemento che non sta in nessun sottoinsieme. Cioè tutti gli studenti sono assegnati a una classe. Non c'è uno studente che è privo di classe o povero. Quando scelgo una famiglia di sottoinsiemi che ha queste caratteristiche, ho costruito una partizione.
Costruire una partizione dell'insieme significa ripartirlo, suddividerlo in un certo numero di sottoinsieme che abbiano queste caratteristiche. Nessun sottoinsieme è vuoto, i sottoinsiemi devono essere a due disgiunti, non devono avere niente in comune, e la loro unione deve esaurire l'insieme di partenza. La loro unione deve darmi tutto l'insieme di cui sono partito. Ok? Domanda. Se invece che considerare il liceo, considero l'insieme degli atleti che una nazione, l'Italia, manda alle Olimpiadi e considero la suddivisione delle specialità sportive delle Olimpiadi. Questa è una partizione o no? Se non ricordo tutto l'elenco delle specialità olimpiche, sarà salto in alto, salto in lungo, 100 metri piani, 200, il nuoto, tutte le possibili, tra virgolette, gare a cui gli atleti possono partecipare. È una partizione? No. No. Perché? Non è detto che una nazione abbia atleti che gareggiano a tutte le specialità. Potrebbe essere una specialità che non ha nessun atleta. Primo. Secondo, non sono disgiunti. Perché chi fa i 100 metri piani potrebbe benissimo fare anche i 3000. Non è detto che faccia solo quelli. Chi fa il salto con l'asta potrebbe fare anche il salto in alto senza asta. Ok? Quindi mancano senz'altro le prime due richieste. Quella non è una partizione. Se invece prendo i giocatori di calcio professionisti tesserati, ok, e le squadre di calcio, questa è una partizione o no? Tutte le squadre di calcio iscritte alla Serie A, per dire. Sì che lo è, perché le squadre iscritte hanno giocatori, non sono vuote. Non ci sono giocatori che sono tesserati in squadre diverse, o stanno in una o stanno in un'altra, ok? Né se i giocatori sono iscritti alla serie, ci sono giocatori che non giocano in nessuna squadra. Quindi quella è una partizione. Ancora una domanda veloce. Prendiamo la classe, la vostra classe, e la suddivido nell'insieme degli studenti che alla prima verifica hanno preso 10, un sottoinsieme, seconda sottoinsieme quelli che hanno preso 9, 8 e 7, tanto il resto non servirà. Questa è una partizione. Cioè suddivisioni sottoinsiemi a seconda dei voti possibili riportati nella verifica. No, perché potrebbe esserci qualcuno che nessuno ha preso tipo 6. Mi auguro che non sia una partizione, perché tutti l'hanno preso 10, quindi tutti gli altri voti sono vuoti. Non è una partizione. Magari alcuni voti saranno probabilmente senza nessuno, tutti quelli dai 5 in giù sono sicuramente voti. Ok? Sta personale, ci fermiamo qua.